Oggi finalmente una bella giornata serena e quindi colgo l'occasione per fare un girettino in moto qua in zona, niente di che, e colgo l'occasione per presentarvi dei nuovi accessori, della nuova attrezzatura che mi farà compagnia. Prima, quella che vedete qua. Quindi GoPro Hero 11 che andrà, come stavo dicendo, andrà a fare da camera principale, e GoPro Hero 9 che è questa qua che mi sta inquadra, questa qua che mi inquadra frontalmente. E quindi adesso dovrò studiare bene i settaggi perché vorrei migliorare ancora di più la qualità video e portarvi comunque sempre qualcosa di meglio. La qualità GoPro la conoscete tutti, non c'è bisogno di presentazioni. GoPro è, penso, a livello di action cam la migliore. Io, diciamo, fino a 2 anni fa utilizzavo la DJI Osmo Action e diciamo che comunque ha portato tanti tanti video al canale, ma ho voluto passare comunque ad avere tutto GoPro per un motivo, ovvero quello di avere la possibilità di comandare le due camere con un solo dispositivo. Infatti con la GoPro Hero 11 mi sono fatto arrivare anche il remote di GoPro che dà la possibilità di comandare tutte le camere, fino a 5 camere, ragazzi, fino a 5 telecamere con un solo dispositivo. Quindi se io voglio andare a spegnere e accendere la telecamera, posso spegnerle entrambe, perché io ne uso due, ma fino a 5, con un solo tasto. Quindi non devo stare lì a spegnere tutte e due, accendere tutte e due, far partire la registrazione tutte e due. Con un solo bottone faccio partire tutte e due le registrazioni. E questo, magari dopo vi faccio vedere nel dettaglio, e questo è un vantaggio anche per quanto riguarda il montaggio, perché in pratica, visto che partono insieme le registrazioni, se io vado a mettere le due clip che sono state registrate insieme, in pratica mi coincide il parlato del microfono principale che è attaccato alla telecamera del casco. Quindi riesco a parlare. E anche la telecamera che c'è frontalmente è comunque già sincronizzata, non devo star lì a cercare il sincro perfetto perché è già perfetto. Quindi voi questo labiale vi arriva non da questa telecamera in cui state guardando, ma dalla telecamera che è attaccata al casco. Forse un po' così da spiegare, però magari non mi sono spiegato bene, però è così la situazione. In pratica, adesso mi fermo un attimo. In pratica, ragazzi, adesso che mi state vedendo frontalmente, io l'audio lo catturo dal microfono di questa GoPro, che è questo in pratica, perché è attaccato qua. Quindi solitamente con la vecchia telecamera dovevo cercare il sincro con i due video e cercare di sincronizzarli bene. Invece con questo sistema, col telecomandino, che è questo, ragazzi, adesso vi faccio, magari dopo vi faccio il video, comunque è questo, non so se si vede, in pratica ho già i file già sincronizzati. Quindi top.
comunque adesso vi faccio vedere il funzionamento della telecamera, del telecomando. Ok ragazzi, allora adesso vi faccio vedere un attimo il telecomando, che è questo, è il D-Remote, questo qua, e che è davvero uno spettacolo. Adesso magari non so se si vede tutto, ma penso di sì. Guardate, io premendo questo bottone, vedete, mi è partita la registrazione in questa telecamera, ma mi è partita anche in questa telecamera. Vedete che c'è la lucina che lampeggia? Ok, vedete che lampeggia? La lucina rossa vuol dire che si è registrato. Adesso io vado a premere il pulsante per fermare la registrazione, e la registrazione si è fermata in entrambe le telecamere. In più ragazzi, molto molto facilmente io posso andare anche a spegnere tutte e due le telecamere. Ok, tenendo premuto questo tasto si spengono le telecamere. Io questo poi vabbè lo si terrà acceso, magari quando vedo che è quasi scarico poi lo posso attaccare direttamente alla presa USB della moto, e niente, poi io vedete posso riaccenderle tutte e due, e si riaccendono tutte e due semplicemente andando a schiacciare solo un pulsante. Quindi è la svolta, è davvero davvero un'ottima cosa per uno che fa motovlog. Comunque, allora ragazzi, io vi lascio il link di tutto in descrizione, direttamente dal sito GoPro, perché io la Hero 11 ragazzi l'ho presa direttamente dal sito GoPro, risparmiando non poco, perché in teoria costa sui 540 euro. Se invece pagate 50 euro di abbonamento annuale, anche solo per il primo anno, la andrete a pagare 350 euro, quindi risparmiate quasi 150 euro buoni. In più tutti gli accessori, se siete abbonati, tutti gli accessori li pagate con un bello sconto dal 20-30%, anche 50% su alcuni prodotti. Quindi ragazzi di GoPro, se vedete questo video, che non è sponsorizzato, è una bella GoPro in omaggio, eh? Ecco ragazzi, comunque questa non è una marchetta GoPro, ma devo dire che questo sistema, se magari qualcuno di voi vuole fare la doppia inquadratura come me, penso che sia la scelta migliore. Comunque questo telecomando è compatibile con le GoPro, dovrebbe essere dalla 8 alla 11, non vorrei dire cagate, non vorrei dire cavolate, dovrebbe essere dalla 8 alla 11, sicuramente dalla 9 alla 11, perché io sto usando la 9 che mi inquadra e la 11 che inquadra la strada, diciamo, che è sul casco. E quindi niente ragazzi, questo per dirvi che questo accessorio, più comunque la GoPro Hero 11, sarà parte della nuova attrezzatura per fare video. Poi magari anche questa inquadratura potrò spostarla magari dietro la moto, adesso vedo. Comunque ogni tanto userò questa inquadratura, magari ogni tanto cambierò, anche per cambiare qualche inquadratura. Poi in più sto anche pensando di cambiare drone, sto valutando un po', non perché adesso ho il DJI Mini 1, in pratica il DJI Mini 1, il primo che è uscito, e però non ho la stessa
diciamo, non riesco a utilizzare lo stesso formato che utilizzo con le due camere. Non credo che ci siano problemi, perché comunque lo uso veramente poco, però lo vorrei usare di più, fare anche un po' di active track, ovvero farmi seguire dal drone, per creare un po' di video un po' più emozionanti, un po' più movimentati, diciamo, e non girare col drone solo così, e che mi faccia vedere anche a me, diciamo, portare nuove inquadrature, portare nuove cose. Avete visto nel video precedente che comunque, magari ve lo linko qua se non avete visto, che comunque sono riuscito anche col DJI Mini 1 a fare una sorta di active track, grazie a un'applicazione che è Litchi. E visto che comunque questa cosa funziona, questa applicazione funziona, pensavo di passare appunto al DJI Mini 2. Perché il DJI Mini 2? Perché costa la metà del 3. Il 3 dovrei prendere il Pro, se voglio prenderlo. Litchi funziona col DJI Mini 2, cioè fino al DJI Mini 2, e con gli altri non funziona. E il DJI Mini 2 comunque al formato che in pratica uso anche sulle telecamere, che sarebbe il 27K a 60 fps. Comunque è un formato migliore del Full HD, quindi è abbastanza buono, però non registro in 4K perché se no non mi basterebbe, dovrei continuare a cambiare la scheda di memoria. Invece così a registrare in 27K riesco a risparmiare un po' di memoria, però a portare delle immagini comunque penso di ottima qualità. Poi sta a voi giudicare, io faccio del mio meglio e cercherò sempre di migliorare, anche a studiare comunque a livello di settaggi e tutte queste cose qua, anche perché comunque è una passione che ho, quella dei video così, quindi. E niente ragazzi, siamo entrati un po' nel tecnico, se qualcuno magari, cioè un po' più nel dettaglio delle attrezzature, per chi magari è appassionato anche di queste cose. E niente, nel caso avete consigli da darmi ragazzi, io sono sempre aperto a tutto. Se vi è piaciuto il video ragazzi, come sempre un bel pollice in su, arriveranno presto nuovi video, si spera, nuovi viaggi, adesso che fa un po' freschino, magari un po' di meno, però sicuramente ci arrangeremo in qualche modo a fare qualche girata anche in questi mesi freddi, adesso che poi finiscono le feste, gli impegni lavorativi magari sono un po' più meno impellenti, diciamo che dovrei riuscire a andare a zonzo un po' più spesso. Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace ragazzi come sempre, e niente, grazie ancora, alla prossima e ciao ciao.